La gloria va a Dio e a Gesù. Vi do i miei saluti dal fratello Angelo Piccone. Stasera mi ho sentito di andare in diretta e non solo per gli amici, anche il pubblico in tutto il mondo. Stasera ciò che il Signore mi ha messo a cuore è il perdono. L'ho scritto qua sopra, nella chat. Il perdono è la più grande medicina universale. Chissà se siete d'accordo, voi tutti che state guardando in questa diretta. Oggi si è parlato tanto di fede, di religione, di ogni cosa al mondo che purtroppo si è creata una distonia e in tutto il mondo non si capisce più quale religione è la migliore, chi è che parla meglio, chi è il decreto della religione più migliore. Ma io oggi vi voglio parlare soltanto di un Gesù, di un Salvatore che non solo che ha perdonato me, ma ha perdonato chiunque va a lui come fratello, fratello acquisito. Oggi vi voglio parlare cos'è il perdono. Il perdono è quando dentro di noi ammettiamo dentro di noi di perdonare il fratello o la sorella o l'amico o chi fa parte di quella relazione psicologica che noi pensiamo, perché anche un pensiero subentra nell'azione diretta con il Supremo Dio Onnipotente e Gesù. Quando noi pensiamo a una persona nella mente, noi già vediamo gli scarti della vita che noi subentriamo, come questi messaggi che stanno arrivando a migliaia. Io saluto a tutti quanti e vi ringrazio che siete tutti partecipi a questa diretta in tutto il mondo. Oggi mi sono sentito di dirvi il perdono è la migliore medicina che esiste universale. Perché quando io ho capito di perdonare mio fratello, il mio amico, anche il mio nemico, se abbia sbagliato nei miei confronti o io ho sbagliato nei suoi confronti, io ho chiesto perdono, anche che non lo vedo. Io dico, fratello, perdonami, fratello, io ti perdono. E dentro di me avviene una pace, una tranquillità. E miei cari, oggi mi sento di dirvi, avete delle distonie? Perdonate. E vedrete che stasera stesso sarete nella pace, nella tranquillità, come se il velo, come si squarciò nel tempio, quando Gesù dette la sua vita, così cade quel velo davanti ai vostri occhi, sia gli occhi che abbiamo della nostra vista, che sia il velo interiore, cade, si squarcia. E vediamo cose che non avevamo mai sognato di vedere. Miei cari, oggi vi invito a perdonare. Ma certe volte mi dicono fratelli e mi chiamano, sorelle che mi chiamano e dicono fratello Angelo, ma io è da tanti anni che non vedo questa persona, come faccio a perdonarlo? Gli dico fratello, sorella, anche che non lo vede. Tu ce l'hai nel viso, nella tua mente, il viso di quella persona? Sì. E io lo vedo in questo momento, mi dice. E allora, mentre lo vedi, dici, fratello, amico, nemico, io ti perdono. Oh, chiedi il suo perdono. Anche che non lo vede se lui ti ha perdonato o no. Tu sei nella pace. La pace interiore torna dentro di te, come quel velo che si squarciò.
nel Tempio. Oggi, miei cari, se mi azzardo a dire questo, è perché ho capito, almeno io l'ho capito, il perdono è la miglior medicina che esista al mondo. Non c'è altra medicina per guarirti. E non solo per guarirti, ma per avvicinarti alla gioia di Dio. E oggi stasera, mia cara, nella grazia, vi dico a tutti grazie. Grazie che siete qui e state guardando questa trasmissione. Sicuramente ne godrete. Ora, prima di terminare questa diretta, vorrei pregare per tutti voi, se me lo permettete. Gloria a te, Padre. Buon Padre Celeste, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita, Signore. E stasera più che mai, Padre, non perché sono in diretta con tutto il mondo, non per questo, ma perché sono in diretta con te, Padre. Grazie, Padre. Gloria a te, Padre, per questa sensazione di piacere, di tranquillità, di benessere che tu mi doni non appena io ti chiamo, Padre. Non perché me lo merito, ma per grazia concessa tua, Signore, che tu doni quella pace, quella tranquillità, quel benessere. E stasera più che mai, Padre, ti voglio ringraziare perché mi hai fatto parlare del perdono. E stasera più che mai, Padre, stasera, ora, adesso, quest'attimo, ti chiedo benedizione per i miei fratelli, per le mie sorelle, per i miei amici e anche per i miei nemici, se ne abbia ancora. Penso che non abbia più nessun nemico, perché giorno e notte sto pregando per loro, che possano diventare più dei miei amici, più migliori, perché li amo di più. Non so perché. A te, fratello, amico, nemico, a te ti amo. Ti amo nella grazia di Dio e di Gesù. Se ho sbagliato nei tuoi confronti, ti chiedo perdono. Se tu hai sbagliato nei miei confronti, io ti ho già perdonato nell'attimo che tu hai fatto quel male a me. È da tanto tempo che ti ho perdonato. Perciò sentiti libero da ogni angustia, da ogni problema che è successo tra me e te. Ora, se ti fa piacere, chiamami, discutiamo dove io ho sbagliato o tu hai sbagliato. E magari buttiamoci una pietra sopra. Buttiamoci una pietra sopra e chiudiamo ogni episodio successo. Perdoniamoci gli uni con gli altri. Padre, stasera ti voglio veramente chiedere perdono per i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici. Più che mai, Padre, ti prego, chiunque in questo momento sta guardando, non perché sta guardando me, ma e te che stanno guardando, perché ciò che sto facendo lo sto facendo in riflesso tuo, Padre. Gloria a te, gloria a te, Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Gloria a te, Padre. Padre Dio d'amore, ti prego, benedici ancora il povero in spirito, benedici ancora l'anziano, l'anziana, la vedova, il vedovo, i carcerati, ancora l'orfano, i disoccupati, Signore. Benedici le Signore che possono avere ognuno un lavoro, che possono spalmare la sua famiglia.
e Padre, ti prego stasera per la pace del mondo mondiale, che ci sia pace dappertutto, che non ci siano più guerriglie, che questa guerra tra popoli e popoli finisca. Metti pace, Signore, stendi la tua mano potente su ognuno, su ogni popolo, su ogni regione, su ogni lingua. Stendi la tua mano, Signore, e benedici tutto l'universo, Signore. Stasera più che mai ti chiedo una benedizione mondiale. Te lo chiedo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Benedici ancora, Padre, tutti i nostri familiari, Signore. Tutti, uno per uno, da più piccolo a più grande, Signore. Ancora, Padre, per tutte le persone che mi hanno chiamato in internet, che hanno avuto bisogno di preghiere. Stendi la tua mano, ricoprili, Signore, e benedicili, guariscili, e possa tutto il mondo in questo momento avere una benedizione tua. Ti ringrazio, Padre. Grazie. Nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Buon Padre Celeste, grazie. Ancora per ultimo, Padre, ti chiedo benedizione per me. Sì, Padre, quello che sto facendo è poco. Vorrei fare di più, Padre. Ti chiedo nuove unzioni di Spirito Santo. Ungimi dall'alto, Signore, usami come canale di benedizione per tutto l'universo, Signore. So che dovrò soffrire per questo. Sono cosciente, dovrò soffrire, soffrire, lo so, Signore. Lo so, Padre, ma lo voglio fare per il tuo popolo, Signore, per aiutarlo. Benedici tutti quanti, Signore. E benedici ancora la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, mia nuora, mio genero, i miei nipotini. Signore, ancora i miei consuoceri, o Padre, i miei fratelli, sorelle, amici e anche i nemici, Signore, che possono diventare ancora più migliori dei miei amici. Ti ringrazio, ti lodo, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a te, Padre. Grazie, Padre. Grazie. Miei cari, nella grazia di Dio, vi scrivo il mio sito qui in diretta. Il mio sito è www.gesulalucedelmondo.it. Ve lo sto lanciando. Chi è che ne vuole fare uso può aprirlo. Ecco, non peraltro, tramite questo sito ci sono migliaia di altri siti nell'interno che vi trasporteranno nella pace profonda. Sono del 94 e metto materiale in questo sito. Potete immaginare quanti siti che ci sono là dentro, migliaia. Che Dio vi possa benedire a tutti. Voglio ringraziare chi è in ascolto, vedo il fratello Enzo, Anna De Pasquale, salute, sorella, ti ringrazio, voglio ringraziare tutti quelli che vedo in questo momento, nominandole, la sorella Caterina, Lago Negro, Amedeo Bruni, Moa Rem,
Samur, Anna Maria, Angiano, The Darling, Ramid, Kana, Abdul, Kasim, Yoko, D'Souza, The Darling, Mustakis, Gennaro Esposito e tanti altri che non riesco più a leggerle. Sicuramente il Signore vi benedirà. E ve lo scrivo anche Dio. Dio benedica tutti quanti. L'amore. Gesù. Vi saluto. Se lo desiderate, trasferite questa diretta del Signore Gesù. Bene, io sto chiudendo, vi saluto con un grande abbraccio, così come faccio sempre. Vi sto stringendo tutti quanti nel mio petto, nel mio cuore e anche nella mia anima, perché in questo momento siamo in comunione con tutti. Dite, ma come? Sì, sto sentendo il vostro amore dentro di me. Spero che lo sentite anche voi, anche il mio calore. In mezzo, che Dio ci benedica. Vi mando un bacio a tutti. Pace del Signore. Sto chiudendo. Salutatemi a tutti i fratelli che da tanto tempo e sorelle che non vedo, perché sono adesso pubblico questo video. Normalmente io mi metto soltanto con gli amici perché non vorrei disturbare tutti, ma stasera mi ho sentito di andare pubblico per tutti. Spero che non abbia disturbato nessuno. Se abbia disturbato qualcuno, vi chiedo scusa e perdono. Fatemelo sapere che non vi disturbo più. Quindi starò sempre tramite gli amici che attualmente ho in Facebook. Se invece non vi disturbo, fatemelo sapere che continuerò pubblicamente. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Chiudo, fratelli. Pace del Signore, pace.